Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. La salaria a quattro corsie è sempre meno utopia. La Gazzetta Ufficiale da oggi ha pubblicato il bando per gli appalti per il raddoppio della consolare da Ponte Buita a San Giovanni Reatino, un appalto da 500 milioni. Ne gode il governo di centrodestra, ma ne approfitta anche il centrosinistra per ricordare il suo lavoro. Giunge a compimento un lavoro durato 2 anni e questo mi riempie di soddisfazione, dice l'ex deputato del Partito Democratico Fabio Melilli. Un ringraziamento vero lo merita senza dubbio il commissario Fulvio Soccodato. La sua nomina ha rappresentato la vera svolta. Un risultato importante, aggiunge il Partito Democratico di Rieti, per il nostro territorio, ottenuto con un impegno costante negli ultimi anni dai nostri rappresentanti in Parlamento e in Regione. Parliamo di Melilli e Refrigeri, che la destra in questi ultimi mesi di governo ha confermato. Un tempo per niente estivo ha accolto a Rieti la Mille Miglia. Oltre 400 veicoli d'epoca, prodotti prima del 1957, hanno attraversato il cuore di Rieti. Controllo con timbro in piazza Vittorio Emanuele II, con accoglienza da parte di Confcommercio Lazio Nord, Club Autostoriche e Comune di Rieti. Tanti reatini a bordo strada, soprattutto lungo Viale Morroni Canali, Via Cinzia, ma soprattutto in piazza, in Via Roma e sul Ponte Romano. Proveniente da Ascoli, la tappa è arrivata a Via Vittorio Veneto a Roma, come da tradizione. Un'edizione che è stata accompagnata dalle Ferrari del Tribute, dalle vetture ibride impegnate in una corsa di regolarità tutta loro, oltre ovviamente che da veicoli di scorta tecnica e dei giudici e di tanti mezzi pubblicitari. Continua il giugno antoniano, dopo la fiera di Sant'Antonio e il solenne pontificale, è il turno della benedizione dei bambini con la reliquia del santo. Appuntamento a domani, giovedì 15 giugno, dalle 18:30 in piazza Mazzini. Presiederà il vescovo di Rieti, Vito Piccinon. A seguire inoltre tantissimo intrattenimento per i più piccoli, trampolieri, mangiafuoco, spettacolo delle bolle e personaggi Disney, una tradizione per i festeggiamenti dedicati al santo più amato. Il fotografo reatino e capo dei fotografi di Rieti Life, Gianluca Vannicelli, è stato premiato martedì a Roma per aver partecipato all'edizione 2022 del corso Giornalisti Embedded. I riconoscimenti sono stati consegnati dall'ammiraglio Cavo Dragone, capo di Stato Maggiore della Difesa. Vannicelli, oltre 20 anni di esperienza nel mondo della fotografia e con spiccata passione e professionalità nel mondo della fotografia legata alle forze armate e al volo militare, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento e ovviamente per l'arricchimento che il corso svolto lo scorso anno, in più appuntamenti, ha fornito per la propria carriera. Lo sport, il basket, all'attesa cresce, i giorni passano, il countdown è quasi allo scadere. Venerdì 16 giugno inizia la pool promozione per accedere alla Serie A2. Le squadre sono quattro, ovviamente la Real Sebastiani, Luis Roma, Vigevano e Orzi Nuovi. La società di patron Pietro Paoli, dopo l'autobus offerto ai propri tifosi per seguire i ragazzi in gara 4 a Faenza, li ha nuovamente ripagati del proprio amore, facendosi carico di gran parte del prezzo dei ticket per la Bondi Arena, che ospiterà appunto la pool. Molti hanno aderito all'ennesima iniziativa, considerando gli oltre 400 km di distanza di Rieti, a dimostrazione del grande amore degli appassionati verso i colori amaranto-celesti. Nella prima partita delle tre da disputare in 3 giorni, la Real Sebastiani affronterà Luis Roma alle 20. La seconda e terza saranno invece programmate a seconda dei risultati di tutte le altre partite. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, che torna domani sempre alle 20:45. Rimanete informati su rietilife.com, ternilife.com ed italialife24, nonché i social Facebook, Instagram, Telegram e Twitter sono sempre aggiornati. Domani nelle edicole e nei punti di distribuzione sfogliate Rieti Life Free Press, il primo ed unico quotidiano cartaceo gratuito della provincia di Rieti. Grazie a Luciano Mancini in regia e a voi che ci avete seguito. Buona serata.